Allora, Marco Milano, ciao, sei in diretta, buongiorno, buongiorno e grazie di essere qui. Marco, ho letto la tua storia, è una storia che va avanti da un po' di tempo, pensavamo si fosse, come dire, fosse ripreso un po', e poi chiaramente con il Covid e con tutto quello che è successo a tantissimi italiani, quello che sta accadendo in questi momenti così difficili per tutti, comunque per molti, il tuo lavoro si è ristoppato di nuovo. Cosa sta accadendo, Marco? E niente, io mi ero ripreso, ho fatto il film di Natale con la Sunshine Production e quindi c'era la speranza di poter ricominciare a lavorare. Subito dopo, a marzo, quindi c'è stato il lockdown e si è bloccato tutto di nuovo. Quindi... Ecco, tu avevi avuto problemi con Equitalia, ce li hai ancora, immagino. Assolutamente. Che cosa è successo? È successo che lo studio... tra virgolette commercialisti che mi seguiva per 4 anni hanno sbagliato le dichiarazioni dei redditi e quindi poi sono cominciate ad arrivare delle cartelle perché molto probabilmente a loro arrivavano gli avvisi bonari, non mi dicevano niente, poi mi sono cominciate ad arrivare queste cartelle ma con una successione, ogni giorno arrivava una cartella, quindi questo per un sacco di tempo, fino a quando si è accumulata una cifra esagerata e ho perso tutti i soldi che avevo da parte, mi hanno portato via la casa... Hanno pignorato. Che vuol dire che i commercialisti ti inseguivano, avevano gli avvisi bonari e non ti avvisavano? Per quanto tempo e soprattutto che significa? Cioè queste cartelle di Equitalia, scusa se te lo chiedo, sì. Però è chiaro che ho bisogno di far capire anche il pubblico e anche vedi che ci sono altri ospiti, Rosario Trefiletti, buongiorno a Leopoldo buongiorno. Mastelloni che è arrivato, c'è Roberto Alessi e Giovanni che ti stanno ascoltando da Milano. Dunque, tu non hai pagato delle tasse, giusto? Per colpa, dici, di questi commercialisti. Sì, perché loro hanno... Cioè, tasse no, relative, anzi, addirittura tasse, era l'IVA? Come? Ho pagato delle tasse in più che lo Stato non mi ha rimborsato, perché l'IRAP è una tassa che per anni mi hanno fatto pagare e quindi quando ho richiesto indietro questi 19.000 euro non me li hanno dati, ho denunciato l'Agenzia delle Entrate e dopo un anno mi hanno risposto che erano passati 48 mesi e non avevo più diritto al rimborso. Quindi, insomma, la situazione si peggiorava giorno dopo giorno, insomma. Allora, l'IRAP è una tassa sulla produzione, tu non hai dipendenti, giusto? Esatto. Per cui non dovevi pagarla questa tassa. Sì. Ok? Ecco. Però l'hai pagata per tanti anni, questa tassa. Tu lo sai che si possono richiedere, l'IRAP si può richiedere entro i 5 anni precedenti. Sono risultati 4. Okay. 4 anni in cui tu hai pagato questa tassa, appunto l'IRAP, che non dovevi pagare. Sì. Sei andato, immagino, con una causa, credo, no? Perché si fa causa di solito in questo. Ho fatto denuncia all'Agenzia delle Entrate, però loro mi hanno risposto che erano passati 48 mesi e non avevo più diritto al rimborso. Questo può essere accaduto veramente, Trefiletti? No, ti spiego, perché di solito si fa a causa, bisogna vedere se poi ti danno ragione o meno, se la vinci o meno, non è che loro ti rispondano. Sì, Eleonora, ci sono tutti i percorsi per poter contestare, non solamente percorsi determinati, ma anche norme, regolamenti ben precisi. C'era tutta la possibilità e il tempo di fare le operazioni le più giuste. Prima di tutto le verifiche, i controlli delle tasse pagate o non pagate. E poi anche la possibilità, diciamola subito, Eleonora, la cosa più importante, di trovare anche degli accordi
Perché con l'Agenzia delle Entrate, quando si entra nel merito delle questioni, si possono anche trovare degli accordi, degli aggiustamenti. Allora, questi accordi eccetera, tu non li hai trovati, eccetera. Mi sembra. Sì, io di volevo capire. Premettere una cosa, cioè in quel momento io ero andato in depressione, ma una tremenda depressione, soldi non ce n'erano e quindi sappiamo che se non hai un avvocato amico, chi ti può seguire, non ti muovi, io ho dovuto fare ho dovuto fare tutto da solo, sono andato alla Guardia di Finanza di Orbetello, dove tra l'altro mi ricordo questo maresciallo, vabbè, comunque non proprio educato. No, carabinieri di Orbetello io li conosco perché, no, la Guardia di Finanza. Ah, scusa, la Guardia di Finanza di Orbetello non la conosco, i carabinieri di Orbetello sono straordinari. Guardia di Finanza o comunque chiunque tu nomini le forze dell'ordine ti chiedono di farlo con attenzione perché chiaramente noi dobbiamo avere grande rispetto del loro lavoro, per cui ti prego, ti chiedo la cortesia, Marco, di non farmi commenti di questo genere in diretta perché io non li posso accettare, ok? Allora, detto questo, soldi per fare ricorsi... Vabbè, sei andato in depressione, giusto? Sei andato in depressione, ma dicevo, a parte la depressione, siccome diceva che si potevano fare altre azioni, a parte la depressione non c'era nemmeno il denaro per poter... Ogni contributo unificato costava 500 euro per fare un ricorso. E, trovarsi con poco e niente, devo pensare. Però fammi capire una cosa: allora tu avevi la partita IVA, giusto? Sì. Dovevi versare delle tasse e in più l'IVA, ok? Che cosa che non hai versato? Cosa che non ti hanno fatto versare i questi commercialisti? Per cosa arrivavano gli avvisi bonari? Per le tasse, per l'IVA, per cosa? Loro hanno consegnato dopo 4 anni il registro dell'IVA in bianco, quindi la Guardia di Finanza poi i verbali li ha fatti tutti a me, se le dichiarazioni erano sbagliate perché hanno sbagliato le detrazioni, adesso non mi ricordo, io poi ho lasciato perdere tutto perché appunto non riuscivo più a sostenere. Io ho pagato sempre tutto quello che c'era da pagare, ho sempre pagato, però gli errori riscontrati dai loro conteggi, poi sono venuto a sapere per... mia ignoranza, insomma, che il contribuente è sempre responsabile, certo, perché firma, e quindi mi sono trovato tutti questi verbali e ho dovuto affrontare una situazione che era molto più pesante di quello che pensavo. Cioè, tu racconti, allora, questi commercialisti mi dicevano paga questo e non pagare l'altro, questo era. Certo, okay. Il loro lavoro. Tu pensavi di essere in linea, ok, con la legge e lo Stato, in realtà ti sei trovato in un'altra situazione per colpa di questi commercialisti, che in quel momento sono dei tuoi dipendenti, perché tu nel momento in cui paghi un commercialista, quel commercialista deve lavorare per te, sì, e per i tuoi interessi, ok? Se non ti hanno detto che dovevi pagare determinate cose, tu ti sei trovato, poi io dovrei vedere le carte adesso, perché se poi non hai pagato l'IVA per 3 anni, è chiaro che lo Stato te la richiede, no? Bisogna vedere... Sì, ma non credo. Allora, non entro in questa vicenda, ripeto, perché non ho visto le carte e per cui dovrei capire esattamente quello che è successo, scusate. Ah. Sì, dimmi. No, scusami Eleonora, era solo per dire, poi sì, non voglio... Ma anche se il commercialista sbaglia, al di là delle responsabilità, lo riconosce lo stesso, al di là delle responsabilità che comunque sono in capo a chi deve sono pagare nostre. Le tasse, però c'è da, se il commercialista ha sbagliato, ci si può rifare sul commercialista, anzi è il consiglio che io do, rifatevi con chi ha sbagliato. Sì, era solo certo. Questo. Guarda lì, Marco, procedura che è quella... comunque di avere un avvocato che ti sostenga. Lui dice, io volevo rifarmi sul commercialista, ma non avevo più soldi per pagare l'avvocato. Ma questo è difficile dice. Anche... Allora, sentiamo, Roberto Alessi, Giovanni Terzi, Leopoldo, a sì. te. È difficile. Non voglio entrare troppo nel particolare, scusa Eleonora, per sì. Marco Milano, che peraltro è un arniato molto perché ha lavorato come pochi altri in trasmissioni di grandissimo successo famoso. E con grandi serate. Però, non, perché se no entriamo tutti nel panico che se c'è un errore da parte di un commercialista lo paghiamo in prima persona. I commercialisti sono obbligati, altrimenti non possono aprire lo studio sì. da sempre ad essere assicurati sui loro errori. Nel momento in cui viene fatto un errore, non è necessario che ci sia un avvocato a dimostrarlo, esatto. Il commercialista... copre in solido il danno che ha avuto il cliente. Perfetto. E mi domando come mai in questo caso non è stata verificata questa cosa. In più, con questo, ripeto, non voglio infierire con una persona che ovviamente
si vede, è vittima della vita. Però la partita IVA è molto semplice, non è che ci sia un... si guarda tutto il numero delle fatture, si trattiene il 22 e si capisce quello che bisogna pagare alla fine dell'anno. Giovanni, ogni tre mesi qualcosa? In soluzione unica. Giovanni, poi parla Marco. Giovanni, vuoi intervenire? So che tu e Marco siete molto amici e hai deciso di scrivere questo articolo che racconta di una situazione che continua, una situazione difficile che è partita da qualche anno fa e continua per lui. Lui sta chiedendo aiuto fondamentalmente. Io ho conosciuto Marco durante l'intervista perché Marco è amico di Simona e Simona mi ha segnalato che era... in un momento di grande difficoltà, peraltro era già uscita questa sua difficoltà, e quindi al netto di tutte quelle che sono le vicende della Guardia di Finanza, delle responsabilità, perché poi dopo bisogna mettersi nelle scarpe di chi è in difficoltà per capire come riesce anche a reagire, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, quindi non è che possiamo dare un giudizio su questo. Per me risulta un grandissimo artista che se si riesce ad aiutare è meritorio sia per noi che lo ascoltiamo, sia per lui che deve svolgere il mestiere di artista. Quindi questo oblio che certe volte cala su alcune persone, e ne abbiamo tantissime che hanno comunque dato naturalmente a se stessi ma anche allo spettacolo italiano e non solo, è un oblio che a me rattrista molto. E magari questo oblio è, come posso dire, messo insieme a quel venticello di cattiverie che vengono messe in giro, e addirittura quel venticello che proprio domenica all'Angelus il Papa ha detto basta chiacchiericcio, che uccidono più del Covid, ha detto il Papa. Ecco, questi venticelli aggiunti al tema della difficoltà economica, aggiunti al tema della vita, eccetera, ecco, mi fa comunque avere un istinto di protezione nel confronto di Marco Milano. Detto questo, le responsabilità sue del commercialista a me interessano, ma fino a un certo punto, insomma, non voglio entrare nel merito perché credo che siano situazioni un po' complicate. Allora, è chiaro che Marco si è trovato davanti a un momento di difficoltà, come dice Giovanni, ognuno di noi reagisce alle difficoltà in maniera diversa. Sì. Adesso come stai? Poi voglio andare da Leopoldo che lui ha una storia. Io con molta dignità mi sono rimboccato le maniche, sono andato in una tremenda depressione, adesso non voglio ricordare, non voglio essere etichettato come l'artista che è sprofondato, grandissimi problemi. Ma non te ne fare una vergogna perché tutti siamo andati in depressione, l'importante è reagire. Ecco, volevo salutare Giovanni intanto, grazie Giovanni. E quindi niente, ho rimboccato le maniche e ho cercato di riprendermi. Sì. Ci stavo riuscendo e poi è arrivato il Covid e quindi un'altra depressione, come anche i piccioni di Piazza Duomo di Milano sono andati in depressione. Perché, oltre alle depressioni purtroppo sono accadute cose molto più, ancora più gravi della depressione. Senti esatto. Marco, una cosa ti chiedo, ma tu ti stavi riprendendo perché stavi lavorando a qualche film, qualche... Sì. Diciamo... E dovevamo fare adesso giugno e luglio altri due film. E hanno bloccato tutto. Quindi io da adesso, da quando, da marzo fino a marzo prossimo, non so, c'è un grandissimo punto interrogativo. Per cui tu ti ritrovi comunque con tutti i debiti che hai col fisco che devi comunque onorare, giusto? Non credo ce la farò mai, nemmeno con due vite. Ma... Però comunque questa è la situazione, in questa vita hai dei debiti che devi onorare. Okay. Ma sentivo parlare, forse c'è una legge 3 del 2012 che è quella antisuicidio, no? Per il sdebitamento. Ne ha conoscenza? Sì, c'è anche questa. Lei ha conoscenza di tutte le leggi possibili e immaginabili. Sì, Eleonora, ci sono tanti strumenti. Io vorrei che non andasse in depressione, ma addirittura si faccia anche una battaglia. Per quello che ho detto, assolutamente. Sistemare lui è venuto cose. Qua per... Bisogna dargli una mano. Insomma, i lavoratori dello spettacolo hanno dato cultura e continuano a dare cultura al nostro paese. Ecco, diciamo. È una cosa importante. Mastelloni. È una cosa importante. Ma io dico, il momento, si parlava prima di un fatto di documento di questi commercialisti. Purtroppo è vero che noi potremmo calcolare il 22% e metterlo da parte noi, però succede che scompaiono questi... Il mio, ad esempio, è fuggito a Dubai. Quindi il suo ufficio che avrebbe dovuto garantire... Ma quei soldi tuoi?
garantire. L'ufficio a Dubai con i soldi tuoi? No, con tutti quelli, non solo miei, ma di tutti quelli che erano del suo ufficio, scomparso. Quello che è grave è che non lasciano le carte, quindi tu devi tornare indietro di 20, 30, a me di 50 anni. È difficilissimo. Però, prendere, ragazzi, poi cerchi un accordo, vai lì e rateizzi quello che devi dare, anche se poi ti senti non colpevole, comunque lo Stato non fa sconti di nessun genere. Per quanto riguarda il Covid, è stata una mazzata in testa non solo per noi star, non star, artisti, ma anche per quelli che lavorano dal truccatore al macchinista. È stata una vera tragedia che manda in depressione non solo il capofamiglia, ma tutta la famiglia. Ma purtroppo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti che non si ripercorra la strada. Ma adesso il cinema è fermo? Scusami. Ma non tutte le produzioni, mi sembra. Alessi, cioè ci sono delle produzioni che hanno ripreso. Ma per modo cioè, adesso di quella di Marco Milano non ha ripreso, però ci sono delle produzioni che hanno ripreso. Sì, sì, più che mai. C'è Pupi Avati che sta facendo un film meraviglioso, peraltro sul papà di Sgarbi. C'è Boldi che sta facendo il cinepanettone con Cristian De Sica. Ci sono fior fior di fiction che hanno ripreso completamente. Anzi, è abbastanza interessante vedere come lavorano, perché adesso hanno inventato questa specie di scafandro che si tiene in testa fino al momento prima di fare la scena, te la togli così non ti rovini il trucco, e ci sono tante produzioni. Qualcosa si sta muovendo. Senti. Certo, volevo sottolineare però una cosa. Gli artisti, oltre a imparare a recitare, a imparare a come porgersi al pubblico, a scrivere dei testi meravigliosi come quelli che scriveva Marco Milano, devono imparare assolutamente la disciplina, perché il loro lavoro è quanto di più precario ci sia. Bravo. Nella vita, per cui è d'obbligo il risparmio, ed è una cosa antipatica il risparmio, perché è lontano dalla creatività, è lontano dalla brillantezza della vita, vado, spendo, spando. Però alla fine questi sanno che il successo, nel momento in cui li abbandona, devono assolutamente pensare al loro futuro. E sono tanti grandi artisti che hanno cambiato anche lavoro, così come ci sono tanti artisti che hanno investito diversamente i loro soldi, ristoranti, bar, case di moda o altro. Cioè, quello che dice Roberto... No, vuole che cambi mestiere? No, il risparmio è un grande artista, però voglio dire... Hai guadagnato tantissimo, e lo so per certo, dovevi risparmiare, perché altrimenti non si capisce. Certo, ci sono dei padri di famiglia che tirano su figli con 1.200 euro e tu 1.200 euro li pigliavi in una serata. Scusa, Non sì, voglio essere antipatico, sì. Io sono un quello tuo fan. Che ti ha detto, quello che ti dice Roberto è molto semplice. Dice, sai, comunque è vero, però hai guadagnato talmente tanto che magari dovevi stare più attento nel momento in cui avevi un gruzzolo da parte. Ma non posso io ricevere una lezione? Cioè, io ho guadagnato tanto, come anche tu hai guadagnato tanto e magari continui a farlo. Ho investito i soldi comprando una casettina, ho preso l'altra casa dove poi è stata pignorata perché non riuscivo più a pagare il mutuo. Tutti i soldi che avevo da parte, i miei risparmi, quelli che la disciplina, come dici tu, li ho dati ad Equitalia. Dove abiti adesso, Marco? Non ho una dimora fissa perché senza casa, sì, certo. Col teatro, Giovanni prima diceva che lo conosci perché sei amico di Simone Ventura, sì. No? Ecco, Simona ti è stata vicina, immagino, ti è vicina in questo momento? Sì, sì, certo, assolutamente. Pochissime persone, però, dopo quello che mi è successo, si sono fatte vive. Sempre così, lo sappiamo, no? Però... Per cui tu in realtà non hai una casa, non ti puoi permettere un affitto di una casa e sei volante. Ogni tanto dormi da qualche esatto, amico. Con tanto ti è mai entusiasmo, però... Ti è capitato di dover dormire per strada, ma... No, assolutamente. Anzi... Ci sono delle persone che mi sono state vicino e ho avuto il tempo di potermi riprendere, avere quella forza e la gioia che deve, soprattutto non un artista in genere, comunque un comico deve avere questa forza per far sorridere perlomeno gli altri, ed è una grande forza, certo. Che se la perdi, quindi
E l'ho ritrovata, la sto ritrovando, pur avendo molti problemi. Noi nel periodo del lockdown, i comici e comunque gli artisti in genere, siamo stati terapeutici, perché se si pensa a come si è passato il lockdown per tutti, con i programmi televisivi, no? Con la musica, sì, con gli spettacoli comici, con i film. Quindi l'arte è stata, però non penso che l'artista sia stato considerato... Forse siamo stati un pochino abbandonati, siamo... No, questo no. Eleonora, permettimi penalizzati, di dire. Me lo permetti? Io sono proprio, al di là delle cose giuste che diceva Roberto, pagare le tasse e via dicendo, bisogna vedere e dare una mano a questa questione che oggi poni. Allora, bisogna vedere tutte le norme che ci sono, studiare il caso, eccetera, eccetera, perché ci sono possibilità di fare accordi con l'Agenzia delle Entrate. C'è la possibilità della rateizzazione. Sono d'accordo con te, però il problema che lui sta dicendo adesso, io voglio fare tutti gli accordi del mondo, ma non lavoro e senza soldi non riesco. Aspetta, Leonora, semplicemente che sta dicendo. Ma non è che ha detto, attenzione perché è giusto, ma certo. Marco non sta dicendo io non voglio pagare i miei debiti col fisco, sta dicendo io li voglio pagare i miei debiti col fisco, però se non lavoro non li posso pagare, per cui va sempre peggio. Certo, ma è vero, però adesso stanno riprendendo le produzioni. Ma abbiamo nominato produzione, ma noi del teatro non parliamo. Guarda che ci sono migliaia e migliaia di attori. Ma lo so bene, Leopoldo, non ma star. Ma lo so. E il teatro è importante, perché ma poi il teatro è quello che ha prodotto cinema, telenovelas e tutto. Il teatro è impossibile se non c'è un aiuto vero da parte del governo. Il teatro muore, anzi già è morto, non c'è possibilità. Io ho tutti i programmi pronti per cominciare a ottobre, finire al San Nazaro, a Napoli, ma c'è l'impossibilità pratica. Vuoi intervenire Marco e poi volevo sentire Giovanni. Sì, sì, volevo dire il fatto che ci sono molti film che hanno ripreso... Sì, però adesso lascia stare un attimo i film, perché tu non lo puoi fare il film, sì, adesso sì, te... Sì. Ecco. Ma allora, devo dire che è una questione di produzione. Qual è il tuo appello oggi? Questo, perché è per quello che tu questo, sei venuto sul, qua. Sul pianeta Marco Milano c'è ancora tanta vita, tante idee, tante voglia di fare. Perché Giovanni prima parlava di venticello, di calunnia, perché ti hanno detto qualcosa, sei stato vittima di pregiudizi? Ma è la cosa più normale, penso, insomma, il nostro mondo sappiamo com'è. E appena Giove Lusci diceva non basta andare bene, ma gli altri devono andare male. E quindi... Mamma mia. Giusto? E quindi una volta sei, che... Ti sei sentito vittima di calunnie? Ma sicuramente, cioè, infatti penso che i primi pensieri, le prime cose che siano state dette è ma devi pagare le tasse, sei un evasore, e se la gente non sa deve stare zitta perché non si può accusare, quindi, però io ci sono, ho tanta voglia di fare, sono sorridente, mi stimo. E ho voglia di fare, perché se penso a Zorro nel periodo del lockdown con la mascherina, poverino, tutti i supereroi hanno avuto problemi, Batman con la mascherina, insomma. Senti, allora... Mettiamo la mascherina. Giovanni, abbiamo un minuto solo. Marco è venuto qui per chiedere aiuto, dice io le tasse le voglio pagare ma ho bisogno di lavorare per pagarle, per cui non vorrei veramente che passasse l'idea che Marco non vuole pagare le tasse, è un evasore. Allora Marco ha un problema serio, molto serio con il fisco, vuole onorare i suoi debiti, però ha bisogno anche di lavorare e in questo momento non trova lavoro. Giovanni, questo è il suo appello di oggi, che in qualche maniera, anche devo dire, con grande dignità viene a raccontare in televisione pubblicamente. Non è facile raccontare e raccontarsi in TV così, Giovanni? No, non è facile, e per fortuna qualcuno sa ascoltare. Io credo che ci sia lì in studio due persone assolutamente, senza nulla volere agli altri, due persone importanti. Uno è l'amico Trefiletti, che può dare una mano a Marco a fare ordine, perché comunque... fare ordine, certo, all'interno della sua vicenda fiscale, certo, sicuramente anche lo rasserena, perché io sono convinto che anche Marco si sarà dato delle responsabilità. E l'altra persona sei tu, Eleonora, che l'hai invitato, perché comunque sei una persona autorevole nel mondo della televisione
e conosci anche tu tante persone, quindi chi ha voglia di riscommettere su una persona come Marco Milano, credo che sia una scommessa da poter fare, poi sarà lui a essere capace o meno, e questo sta alla sua intelligenza e grazie. Capacità. Marco, grazie sì. per essere stato grazie qui. Grazie a voi. Io spero che tu ritorni da noi e possiamo anche continuare a raccontare, a raccontarti anche dei tuoi momenti complessi, ma veramente spero che tu possa trovare una soluzione, spero che tu possa trovare delle persone che credono in te, nel tuo talento, perché è un talento notevole e perché comunque sei rimasto nel cuore degli italiani con grazie. La tua comicità, e questo ti va detto e va riconosciuto. E un abbraccio, grazie, e grazie a tutti i nostri ospiti. Noi ci vediamo domani con Storie Italiane. Grazie. Grazie.